Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Oltre i titoli, gli approfondimenti, le interviste, le voci dalle Marche, le voci della settimana. A tutti un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. In apertura l'annuncio del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. A partire da martedì 6 aprile le Marche passano in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato le nuove ordinanze che entreranno in vigore dopo i 3 giorni di area rossa nazionale del 3, 4 e 5 aprile. Inoltre, dal 7 aprile riaprono gli asili nido, le primarie e per le zone arancioni le classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado. Le superiori sono invece fino al 75% in presenza, il resto in DAD. Ed ecco le misure previste dal decreto aprile per la zona arancione. Sono vietati gli spostamenti dalle 22 alle 5 e quelli fuori dal proprio comune e dalla propria regione, ma restano le eccezioni per motivi di necessità, lavoro e salute. Nei comuni sotto 5.000 abitanti sono consentiti gli spostamenti in un raggio di 30 km con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia. È consentito una sola volta al giorno spostarsi verso un'altra abitazione privata nello stesso comune a un massimo di 2 persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione, ma non vi è nessuna restrizione per la consegna a domicilio e fino alle 22 resta consentita la ristorazione da asporto. Riaprono gli esercizi commerciali, comprese le attività inerenti ai servizi alla persona, mentre nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie e parchi commerciali. E veniamo ora, come annunciato, alle voci dalle Marche. Attivare una pastorale diocesana unitaria. Non potremo né dovremo restare identici alla fine di questa pandemia. Non rivoluzioni, ma credere nella possibilità della evoluzione della forma di chiesa che oggi viviamo. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha usato queste parole nell'omelia della Santa Messa Crismale all'Abbadia di Fiastra, affiancato dai preti della diocesi. Proprio a loro si è rivolto consegnando la lettera pastorale e indicando le linee da seguire. Vi proponiamo un brano dell'omelia. Di radicali, di vitti, di memoria e di radici.
impresa che oggi viviamo. Un'evoluzione di stile di vita cristiano che comporterà anche un'evoluzione di strutture. Uno snodo chiave di questa evoluzione mi sembra persi necessariamente dall'evoluzione da una chiesa primariamente clericale ad una chiesa tutta ministeriale. Dalla chiesa centrata sulla parrocchia come struttura isolata e centripeta, fatta a volte a immagine e somiglianza del parroco, passare ad una chiesa che vive nelle unità pastorali. Preziose strutture che aiutano le funzioni della parrocchia in direzione espansiva, in uscita verso la società civile, verso il territorio. Oltre 600 studenti e 300 genitori, 5 scuole, Istituto Comprensivo Enrico Fermi, Istituto Comprensivo Dante Alighieri, Convitto Nazionale Giacomo Leopardi, Istituto Comprensivo Monti e Istituto Comprensivo Enrico Mestica. Sono i numeri del progetto Build the Future, realizzato per rafforzare la prevenzione alle varie forme di dipendenze nelle giovani generazioni, promosso dal Comune di Macerata e dal Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASUR Area Vasta 3, in collaborazione con l'associazione GLATAD ONLUS, che oggi vede nella fase conclusiva racchiudere tutto il lavoro svolto negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 nella pubblicazione Build the Future, le nuove generazioni costruiscono il futuro. Ascoltiamo Gianni Giuli, direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta 3. Secondo me i ragazzi devono essere accompagnati in una crescita, perché la società attuale è una società molto portata alla dipendenza. Pensiamo non solo alla dipendenza dalle sostanze, alla dipendenza digitali, alla dipendenza dal gioco d'azzardo. I cervelli sono in qualche maniera condizionabili, e questo lo sappiamo, però sono plastici, quindi noi riusciamo in qualche maniera a portarli verso una promozione della salute, cioè a svilupparli psicologicamente, relazionalmente, cognitivamente, in modo da poter affrontare queste tematiche. Purtroppo la tematica della droga è forte, lo spaccio è capillare, le stesse forze dell'ordine, nonostante il loro continuo lavoro sul territorio di solo di repressione ma anche di prevenzione, non riescono comunque a bloccare il flusso di droga, per cui dobbiamo andare verso una diminuzione della domanda di droga. Il nostro obiettivo. E le procure dicono che loro riescono a fermare una minima quantitativa di droga che entra, ma è normale, perché è talmente organizzato. Ricordiamoci che noi stiamo combattendo contro una criminalità organizzata, che è organizzata molto bene e che fa marketing in maniera pressante sull'uso di sostanze, sia attraverso appunto internet, perché c'è un marketing sotteso dell'uso di sostanze, è quasi in una sorta di normalizzazione di questo uso di sostanze, chiaramente non facendo luce su tutti gli effetti che poi purtroppo noi vediamo. E quindi oltre alla promozione della salute, il nostro dipartimento è proiettato verso anche una diagnosi precoce attraverso gli ambulatori per i minori, che appunto sono un altro livello, diciamo un altro livello un pochino più specialistico. Però bisogna, secondo me, lavorare in questa maniera. In questo territorio abbiamo trovato, devo dire, progetti con la procura, la prefettura, con i comuni, abbiamo trovato sempre assolutamente una sensibilità da parte di tutti, ecco, questo lo devo dire. La pandemia come influisce in tutto questo? Sul settore della droga ci sembra non ha fermato granché, anzi, ci sono anche altre dipendenze che si affacciano, come quella diceva prima, quella digitale, che è veramente preoccupante. Allora, io ho un'idea, chiaramente parto dicendo che non ci sono dati standardizzati, noi non abbiamo dati sicuri in questo momento di quello che sta accadendo. Gli allarmi sono tanti ed è giusto che ci siano, però oggi per esempio c'è una notizia bellissima, no? Che l'Inghilterra è a morti zero, quindi noi andremo verso una fine di questa pandemia. La pandemia è stato un evento stressante lungo, che non è che ha inciso solo sui ragazzi, è per la prima volta noi adulti che osserviamo sempre i ragazzi in maniera critica, siamo parte di un sistema.
siamo parte di un sistema ansiogeno, angosciante, di paura, di ansia, di depressione, perché non possiamo comunque vederci con gli altri, non possiamo comunque fare quell'attività ludica che è importante, e abbracciarci, insomma, muovere tutte quelle emozioni positive che in qualche maniera, insomma, sono fondamentali, insomma, per l'uomo. Quindi questo è un evento stressante lungo. È logico che in questo evento stressante ci siano delle reazioni di tipo ansioso, di tipo depressivo, con un sistema di chiusura, perché quasi come se la nostra casa sia più sicura, no? Cioè questa famosa descritta da più parte, sindrome della capanna, che non colpisce solo gli adulti, ma colpisce anche i ragazzi. Però ecco, questo è un sistema di osservazione, però c'è anche un'altra cosa da dire, che alcune, diciamo, ricerche che andavano, sia europee sia americane, che partivano dal 1976 utilizzando sempre gli stessi questionari con le stesse età dei ragazzi, facevano vedere che c'era un trend di un certo tipo. Cioè lei parlava delle dipendenze digitali, c'erano anche prima. Il trend dei ragazzi che stavano più chiusi in casa, avevano meno contatti, andavano meno al cinema, vedevano meno la televisione, quindi si orientavano sull'utilizzo di internet e dei social network prioritario anche nella notte, a nome del vamping, no? I vampiri del digitale notturni che noi stiamo osservando. Su 10 ragazzi 6 lo fanno, quindi restano collegati la notte. Era un fenomeno che c'era anche prima. Allora è chiaro che secondo me la pandemia ha estremizzato tutte le vulnerabilità che c'erano prima. Ora c'è da lavorare su questo, noi siamo in campo per lavorare su questo. Ed ora vi proponiamo le voci dei commercianti maceratesi. Tanta stanchezza, ma anche delusione per il piano ristori. Il settore del commercio è tra quelli più colpiti dall'emergenza pandemica da Covid-19 e naturalmente dalle sue ripercussioni economiche. Di seguito vi proponiamo alcuni brani delle interviste che abbiamo realizzato con due commercianti maceratesi. Partiamo con Chiara Castellani, che ha la sua attività in corso Cairoli, e poi ci spostiamo in corso Cavour da Rita Blarasin. La stanchezza obiettivamente comincia a farsi sentire. Io ho un'edicola per cui ho un negozio che è rimasto sempre aperto, ma questo non è che ha inciso molto sulle vendite, nel senso che poi sono sicuramente scese le vendite anche per noi che rimaniamo aperti. Senza dire che è un lavoro enorme, perché anche perché è chiuso, cerca di arrancare facendo foto, video da mandare alle clienti in continuazione, però ecco, la stanchezza, cerchiamo di tenerci a galla, ma la stanchezza comincia a farsi sentire un po', anche perché gli stessi clienti che cominciano a essere proprio stanchi, vedi un po' di sfiducia, il fatto di non poter uscire, non poter fare le cene, pranzi, porta a non voler comprare niente, non aver voglia di comprare niente. Noi abbiamo il fatto che anche chi sta aperto non può far vedere, far provare le cose, perché il vestito non è essenziale, la borsa non è essenziale, per cui non è difficile rapportarsi con una cliente in questo modo. Devo dire che io ho sempre avuto un rapporto diretto con il cliente, quindi non ho siti su cui vendere eccetera, io preferisco il rapporto diretto, ecco, e questo mi comporta un po' di problematiche. Sì, porti prenoti, le cose, per cui però è un lavoro difficile, poi è un lavoro che a me non appartiene, cioè io so che bisogna adeguarsi ai tempi, bisogna andare avanti, averci la forza, alcuni giorni ce l'hai, alcuni giorni invece mancano proprio le forze di questo tipo di lavoro. Sei anche un po' referente dei commercianti di Corso Cairoli, qual è l'umore in generale? L'umore cominciano a essere stanchi obiettivamente, perché ogni volta si rimanda una data di riapertura, ogni volta si dice che ci si organizza per, noi non sappiamo ancora quello che sarà l'estate a Macerata, non sappiamo ancora, adesso avremo una riunione per il Macerata Opera Festival, che per Corso Cairoli per noi è una realtà importante, quest'anno è il centenario del suo Ristero,
ancora non si è definito niente, per cui secondo me siamo un po' indietro sotto questo punto di vista sulla programmazione degli eventi, eccetera. Dobbiamo cercare di programmare comunque, anche se c'è una pandemia. Rita Blarasin dell'omonima corniceria, qual è la situazione per il vostro negozio e più in generale per Corso Cavour? Avrete sentito anche gli altri commercianti? Ma io sento poco perché sono una persona che cerca di andare in giro poco, sono un po' paurosa, però per quello che riguarda il nostro lavoro mi sento un po', come dire, un po' in difficoltà, perché potrei secondo alcuni prendere i lavori ma non far entrare il cliente, secondo altri invece il cliente può venire e portare il lavoro da incorniciare e poi glielo posso riconsegnare, quindi qui è tutto un discorso tra prefettura e Confartigianato che dobbiamo ancora chiarire, e mentre qui da noi ci sarebbe veramente la possibilità di fare un distanziamento, qui da me non entra più di una persona per volta, ho uno stop proprio all'ingresso, faccio sanificare le mani, tiro su la mascherina subito, entrano già direttamente con mascherina sopra al naso, quindi io potrei tranquillamente, noi qui, io e mio marito possiamo tranquillamente prendere almeno il lavoro e consegnarlo, lavoro di cornicieria, se non altro per pagarci gli affitti, perché qua le spese ne sono tante, tante, oltre agli affitti. E invece all'esterno vedo troppo assembramento, l'altro giorno vedevo qui davanti alla chiesa, era pieno di persone che parlavano senza mascherine. Poi anche all'esterno vedo traffico, quasi che non sembra una zona rossa. I commercianti sono un po' stanchi, sì, quelli che ho sentito io sono un po' stanchi, anche se vedo che ne stanno tanti aperti, tanti che hanno un piccolo oggetto da poter vendere, ma in realtà il locale è molto più ampio, nel senso vende più cose delle mie e può far entrare gente e molte più persone anziché una per volta. Sulla questione ristori, che cosa vi aspettate? Questione di ristori, purtroppo questa è grave, ci sono rimasta male, per esempio noi qui non prendiamo niente a noi, perché siamo pensionati, ma sulla pensione noi ci paghiamo le tasse, stando qui al lavoro non c'è dato nessun ristoro e non è fatto bene, perché le spese di affitto, di luce, di quelle cose lì, quelle non c'entrano niente con la pensione che prendiamo. E in chiusura di Oltre i Titoli diamo uno sguardo alle previsioni meteo dal sito della Protezione Civile delle Marche. Previsioni per domenica 4 aprile sulla nostra regione: cielo irregolarmente nuvoloso per alternanza di ampie schiarite a nubi cumuliformi in ingresso dal mare, con maggiore copertura nel settore centro-meridionale della regione. Precipitazioni assenti, temperature minime in forte diminuzione e massime in lieve aumento. Venti di vento moderato nord-occidentali con raffiche fino a vento forte lungo la costa, mare molto mosso. Le previsioni per lunedì 5 aprile sulle Marche: cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della copertura dalla serata nelle zone montane. Precipitazioni assenti, temperature in ulteriore diminuzione nei minimi e in aumento nei massimi. Venti di brezza attesa o di vento moderato sud-occidentale nelle zone interne e sud-orientale lungo la costa. E vediamo la tendenza per i giorni successivi: probabile transito di una saccatura di aria fredda con rovesci per la giornata di mercoledì e consistente calo termico, qualche fenomeno residuo nella giornata di giovedì e successivo miglioramento. Ed è tutto per Oltre i Titoli di oggi, l'informazione prosegue in FM e naturalmente sul nostro sito radionuova.com, oltre che sui social di Radio Nuova, Facebook, Twitter ed Instagram, con tanti contenuti extra. È tutto da parte di Marco Morosini, grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento e naturalmente buona Pasqua.